quando innanzitutto lei conosceva questa coppia, dovevano sposarsi, vero? Sì, dovevano sposarsi qui in comune il 24 di giugno. Siamo veramente addolorati, una tragedia immane, una tragedia nazionale, perché poi ha colpito la nostra comunità ancora più da vicino, però è veramente una tragedia inspiegabile. Ci sarà il momento di dare delle spiegazioni, adesso è solo il momento del dolore, della vicinanza alla famiglia da parte di tutta la comunità. Madre, padre, un bimbo piccolo, anche ha perso la vita, una famiglia cancellata. Sì, una tragedia, nella tragedia, in un momento che doveva essere di festa, la prima apertura, la prima voglia di andare in montagna, come era la passione del padre. Non li conoscevo da vicino, però, solo di vista, però veramente mancano a tutta la comunità e abbiamo indetto il lutto cittadino per il giorno del funerale. Ho conosciuto questa famiglia in occasione del battesimo di Mattia e poi negli incontri annuali della visita alle famiglie. La comunità cristiana di Vedano Olone è stata invitata a condividere in maniera intensa questo dolore, il dolore di questa famiglia e di tutti coloro che sono morti in questa terribile tragedia, mettendosi in ricerca delle uniche parole capaci di dare significato a questi avvenimenti, le parole del Signore Dio. A scuola ho chiesto alle maestre di comunicare ai bambini questa triste notizia perché qualcuno lo sapeva già, qualcuno non lo sapeva, però insomma, mi sembrava importante che i bambini venissero a conoscenza di questa cosa da parte delle loro insegnanti. Allora le insegnanti si sono riunite, sono venute anche quelle che avevano il turno pomeridiano e hanno spiegato ai bambini, ma soprattutto li hanno ascoltati. E queste sono le loro frasi. I bambini hanno detto: Mattia sarà assente per tanti giorni, per sempre. Mattia non c'è più, è in cielo come un angelo, me l'ha detto la mia mamma. Anche se non lo vediamo più, sarà sempre vicino a noi. Ha aperto la finestra, no, un bambino dice: ho aperto la finestra e ho mandato un bacio al cielo. Possiamo ricordarlo con la sua costruzione, che è questa, e la sua ultima costruzione è una navicella con dentro il coniglietto. È in cielo con il mio nonno, facciamo un disegno da mettere alla finestra. Girato al contrario, così lui lo vede dal cielo. E hanno fatto questo cartellone azzurro, hanno disegnato l'angelo Mattia e lo vogliono appendere alla finestra girato al contrario. Poi hanno disegnato ciascuno a loro modo, sono tutti bellissimi. Questo qui è un disegno di Mattia con Gesù bambino e con l'angelo che li guarda. E poi ci sono tutti i disegni, tutte le espressioni loro. I Beh, bambini sono speciali.